Ciao, mi chiamo Roberto Dell'Icarri, sono un insegnante professionista di tecnica vocale. Mi occupo per lo più di stili di canto contemporaneo. Sono l'autore del libro iMix, la tecnica vocale secondo la didattica del mix, un libro dedicato a cantanti, insegnanti di canto e a chiunque si interessi più o meno da vicino alla voce, ed è disponibile su Amazon. E sono uno dei master teacher dell'Institute for Vocal Advancement, o IVA, un'organizzazione internazionale che si occupa di formare insegnanti di canto sparsi in tutto il mondo. Dopo l'ultimo video di reazione ed analisi al brano Hallelujah cantato dai Pentatonix, ho ricevuto una marea di richieste e di supporto e di incoraggiamento a continuare, cosa della quale mi sento davvero molto grato e vi ringrazio di questo. Allo stesso tempo devo condividere con voi che attualmente non vengo incoraggiato nella stessa misura a continuare a reagire e analizzare i brani dei Pentatonix, perché ho ricevuto un paio di avvertimenti sul mio canale da parte dei proprietari dei diritti audiovisivi dei Pentatonix presenti su YouTube, i quali attualmente non considerano come fair use, cioè come uso giusto, del loro materiale a fini pedagogici, didattici, di critica e io aggiungerei anche di apprezzamento del talento e dell'arte dei Pentatonix. E quindi non so se avrò modo di continuare a farlo, io spero di sì e spero che possano accogliere il mio punto di vista in cui spiego loro che l'utilizzo che cerco di fare del loro materiale è un buon utilizzo. Quindi spero innanzitutto che possiate vedere questo video quando uscirà e spero che possiate apprezzarlo. E nel frattempo voglio saperne di più dei Pentatonix, voglio capire cosa combinano sul brano Amazing Grace che mi è stato suggerito, direi in massa, di ascoltare e di provare ad analizzare. Ci proviamo. Pronti, partenza via? Cominciamo. Ok, voglio riascoltarlo. Senti innanzitutto questa che anticipa il solista. Mi piace moltissimo la sua voce. Ha un timbro estremamente avvolgente, molto, molto caldo, pieno di intensità, anche una bella pasta rotonda che mi piace molto. The sound molto morbido. Bella questa fioritura. Ok, quindi tornando un po' a mettere le idee assieme, quello che sento qui è questa nota in sottofondo che canta in parallelo con la melodia principale, quindi anticipa il solista e gli fornisce un supporto sopra il quale la melodia si muove. E questa M silenziosa, che non so onestamente da chi sia cantata, forse dalla cantante. In ogni caso, questa M silenziosa che viene tenuta, quindi ha una lunga durata e non cambia al cambiare degli accordi, si sta comportando
come un pedale. Musicalmente, la cosa interessante del pedale, l'effetto bello che crea, è che può suonare bene, ma suonare anche dissonante con le note della melodia. Qui c'è, per esempio, su questo May, la tonica, quindi la nota che sta dando il pedale, e la melodia coincidono, si incontrano. E quindi questo ci dà una sensazione di stabilità. E questo viene chiamato consonanza, quando diciamo la melodia va all'unisono con la tonica. E poi, per esempio, se mi muovo da quella nota, Amazing Grace, c'è questo, questo fa diesis, fa un po' a cazzotti con questo mi, non suona molto bene così apparentemente, crea un contrasto, crea una tensione, ci può dare la sensazione di insoddisfazione, di irrequietezza, di instabilità. Ora, perché sto dicendo tutta questa roba qua? Perché via via che diciamo gli altri componenti si aggiungono, sovrapponendo note diverse dalla nota del pedale, si va proprio a creare questo conflitto tra note che suonano bene e altre che non suonano benissimo. Qui c'è questo. C'è questo, questa dissonanza. Si risolve un po' qui in parte. Perché se persiste questo pedale, questa tensione col pedale. Fa cazzotti, fa pugni con il mi, però si risolve subito dopo qui, ancora una volta qui, ancora. Quindi c'è questo conflitto. Si risolve qui e si risolve proprio diciamo qui in coincidenza con la chiusura della strofa, quindi diciamo quella tensione è temporanea e si risolve alla fine con qualcosa che invece ci dà stabilità. Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fear. My heart to feel, and
Ok, la cosa che sento qui invece è che la velocità del tempo è raddoppiata. E questo sicuramente è un bel contrasto che rompe un po' con l'atmosfera eterea, solenne che abbiamo ascoltato poco fa. E l'altra cosa che sento è che il senso del ritmo ce lo dà questo fonema, questo tum, 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 che va un po' ad emulare il charleston della batteria. È come se andasse a creare il senso del ritmo, pur non essendoci ancora alcun ritmo, credo. Diciamo che sento percettivamente che stanno cercando di coinvolgermi un po' di più con questo tum, 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 stanno cercando di creare un movimento dentro di me. E mi piace. Sento che invece sospende e riprende qui il charleston. Quindi diciamo che quella temporanea sospensione mi sicuramente richiama la mia attenzione, perché quel movimento che prima stavano creando viene un attimo rallentato, viene un attimo in realtà sospeso. È come se volessero probabilmente, non so, tramite quella sospensione del ritmo, del tempo proprio ritmico, andare a creare anche una sospensione ideale del tempo. Mi piace. E qui lo rifanno, con la opera. La velocità del tempo si dimezza. Prima c'era quel tum, tum, che aveva raddoppiato la velocità, e ora viene di nuovo dimezzata. Sento che c'è il beatboxer qui che comincia a entrare in scena, e lo fa con questi colpi. My chains are gone. Ciao. Con questi colpi larghi. E quindi diciamo che va un po' ad allargare il tempo, e mi piace perché cambia di nuovo qui l'atmosfera, mi riporta un po' di nuovo sospeso come prima. E mi piace perché qui anche le braccia si allargano, il tempo si allarga, le braccia si allargano. My chains are gone. Le mie catene si sono spezzate. Quindi diciamo lui in questo momento sta cercando di manifestare anche con il linguaggio del corpo questo senso di libertà. C'è qualcosa che si apre, il tempo si apre, le braccia si aprono. E quindi mi piace questa coincidenza che sto notando tra tempo che si allarga, braccia che si allargano, testo che parla di qualcosa che si apre, la libertà.
E quindi diciamo che c'è una bella sintonia in questo momento tra ciò che stanno cantando, ciò che stanno dicendo e il modo anche con cui lo stanno manifestando con questa immagine. Molto molto intelligente, molto bella. Si apre sicuramente il brano di più. Stanno facendo questo passaggio qui, adesso sì, bellissimo, molto intelligente questa transizione. Bellissimo il passaggio che fanno, è molto intricato, non è semplice da pensare, non è scontato, ci sono queste uche. È bello. Okay. Bellissimo. C'è il beatboxer qui che scancia una bomba proprio. È bello perché questa esplosione mi accompagna proprio verso un altro cambio di intensità. Qui sicuramente questa esplosione aiuta, contribuisce a far crescere l'intensità e quindi qualcosa sta crescendo. E mi piace qui perché lui sta sostenendo con grande energia, con grande padronanza e con grande stabilità questa nota. E però la cosa che è anche bella da notare è che, diciamo, la parola secures viene cantata con altrettanta sicurezza che lui sta mantenendo fino alla fine. Con questo bel vibrato finale anche va a coincidere proprio con il significato della parola secure, quindi esprimo anche sicurezza con un suono che sia altrettanto sicuro. Molto molto bello, molto intelligente. As long as
Cioè, dico, perché fare questa cosa qui? Perché è bella, perché è un dettaglio che probabilmente è nascosto, potrebbe passare inosservata questa variazione. Però è bellissima, cioè loro avrebbero potuto fare... Si chiora... armonizzare fisso, in maniera fissa, questa nota. Invece ci costruiscono una melodia sotto. Questa è la bellezza, la bravura dei pentatoni. Mi piace moltissimo la cantante qui, sta dando una grande mano con questa nota qui. Sta dando una grande mano al cantante. Va a rinforzare, va a dare valore alla sua... a questo gone. Bellissima. Mi piace moltissimo lui qua. Sta cantando questo sì acuto con grande morbidezza. Con molta morbidezza, con molta naturalezza, con estrema facilità, con grande disinvoltura. E tra l'altro sta dicendo questa parola. Sta dicendo questa parola like a flood. E sta dicendo sostanzialmente come un'alluvione, come un fiume in piena che investe quello che c'è attorno. E la sua voce si sta comportando come un fiume in piena, perché sta cantando con grande energia, con grande pienezza, con grande forza. E quindi diciamo che questa voce adesso è un fiume in piena, un fiume di suono che mi scuote, che mi colpisce. Però, ancora una volta, la coincidenza tra significato e significante, tra mezzo espressivo e significato della parola, che coincidono perfettamente. Ed è bellissimo. È bellissimo anche questo vibrato che è sostenuto. Oh, amazing grace. Beh, già da qui. Sento il cuore che sale, che scende all'improvviso. Oh, amazing grace. Voce bella, voce potente, voce unica, perché ha un timbro unico, è anche molto molto agile.
Mi piace da morire. Bravo, bravissimo, bravo. Vorrei poter dire qualcosa, ma cavoli, senza parole. Qui la cosa interessante è che ritornano alla tonalità originaria. Che hanno fatto prima. Bello. Loro sono davvero dei maestri in queste transizioni. Sono così, non sono brusche, sono così morbide, così raffinate. Qui, diciamo, oltre a tornare nella tonalità originale, quello che sento è che si ritorna un po' anche all'origine dal punto di vista dell'intensità. Quindi si ritorna un po' gentili, si ritorna un po' delicati, dolci. E la dolcezza della sua voce qui emerge tanto. Lei sta cantando... Sta cantando con questa voce delicata, con una dinamica in mezzo piano, con aria tra le corde. Questa è un'altra bomba sganciata dal beatbox. Che riporta di nuovo, fa rialzare di nuovo i giri del motore del brano, si cresce di nuovo. Bellissimo, lui qui sta raddoppiando i colpi della gran cassa e quindi sta creando questo bel crescendo che ci porta qui verso l'apice. Pom, 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 pom.
qui un po' mi frega il beatboxer, perché io dopo questo crescendo mi aspetto pom 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 pa pom pom pa, mi aspetto di nuovo un lancio che riprenda con la ripresa del ritmo in maniera ancora più decisa di prima. Invece mi fa pom 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 pom, vuoto. E quindi diciamo che qui mi sorprende completamente. Cioè davvero non mi aspettavo questo vuoto, che però viene in ogni caso riempito dalle loro voci che lì su, in voce piena, in voce completamente energizzata, stanno portando davvero l'intensità ad un livello altissimo. Però è bellissimo qui questo contrasto, tensione, 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 e rimango così sospeso, dico ok. Quindi questo effetto inaspettato mi piace da morire, questa è una scelta favolosa. E lui qui sgancia questa bomba. Ma non esplode. E quindi questa è la sorpresa. O meglio, non esplode a terra questa bomba, ma esplode lì su in acuto. Esplode lì su con le loro voci in voce piena. L'altra immagine qui. L'immagine che mi viene in mente qui è quella di una rincorsa che si prende. La rincorsa prima di un lancio da una rupe. Rincorsa e mi lancio nel vuoto adesso. E loro con queste voci volano non ad ali spiegate, ma a voci spiegate. Bellissimo. E poi l'altra cosa che penso è che, diciamo, l'assenza del ritmo per me si traduce un po' in una, idealmente, in una assenza di gravità che permette a loro di librarsi lì su liberamente. Bellissimo qui. Un altro piccolo pedale, però questa volta fatto dal basso, che con questo gancio è come se volesse unirsi a loro in questo volo. Qui lui rimane in disparte. Ci sono solo loro che volano. E qui dice: posso unirmi a voi? e lo fa facendo un salto di ottava. È l'unico modo in cui può farlo, è l'unico modo in cui può volare assieme a loro. E mi piace da morire la sua espressione, come dice: ci sono anch'io qui. Ci sono anch'io e mi unisco a voi. Bellissimo. Vola anche lui. Bellissimo.
È il suo modo per ritornare negli abissi. Dopo il volo, dopo quella breve alata, lui ritorna giù e fa questa discesa impicchiata. Bellissimo. Mi piace da morire. Bravo, 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 bravo. E perché lei qui, su questo Like a Flow? Bellissima anche lei qui. Questo mi. Bellissimo. Lei sta facendo qui un po' quello che aveva fatto Mitch un poco prima. Sta, diciamo, un po' rispecchiando quello che lui ha fatto prima. Però lo esaspera ancora di più perché sta aprendo ancora di più la vocale. E diciamo qui aprire la vocale aiuta sicuramente ad aumentare ancora di più la pienezza, ad aumentare l'intensità. Tutte le leve sono spostate verso il fortissimo. E ancora una volta, qui, in coincidenza della parola like a flood, e qui ancora una volta come un fiume in piena che straripa, però questa volta, diciamo, questa intensità enorme a me mi spazza completamente via. Cioè, prima ho resistito un po', però qui davvero c'è da lasciarsi andare. Bellissima anche qui questa. C'è un altro cambio ancora di tonalità qua. E allora con questo cambio stanno andando a dare valore con questo cambio armonico, questa nota che canta lei. E ritornano subito dopo nella tonalità di prima, la riprendono. E quindi solo diciamo un passaggio, una transizione temporanea. Però anche qui io non me l'aspetto questa transizione, mi colpisce, mi lascia così senza parole, mi disorienta in senso buono. Perché non capisco adesso dove se ne vanno. Sono saliti lì su, è come se fossero diventati senza puramente spirituale, è come se si fossero elevati, è come se si fossero trasfigurati. E questa è l'immagine che ho, è come se fossero diventati tutti dei fasci di luce. Questa è la ciliegina sulla torta. Non l'avevo mai sentito cantare prima. È bellissima. C'è questa voce bella, chiarissima. Bellissima voce, cristallina, pulita. Fa anche questo. In voce pura, con questo timbro cristallino, con questa voce pura.
Dopo la trasfigurazione, anche il beatboxer può cantare. Was blind, but now I see. Mi verrebbe da dire was mute, but now I sing. Now I see. Davvero non ho parole. Sanno come creare un'esperienza unica, sanno creare un impatto. E te lo fanno sentire sulla pelle. E quando la musica ti accarezza la pelle, allora lì sai che c'è qualcosa di spirituale, di qualcosa che va oltre, di qualcosa che non puoi spiegare. Bellissimo. Davvero, bravi, bravi Pentatonix. Ok, fine del video. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia intrattenuti, spero che non vi abbia fatto bruciare la cena se è stato così lungo. Spero che sia stato in qualche modo informativo e vi possa aiutare ad apprezzare ancora di più il grande talento di questi ragazzi, che sono fenomenali. Se vi è piaciuto questo video, mi farebbe tantissimo piacere se poteste aiutarmi a sostenere questo canale, sostenere i miei contenuti cliccando su un like, scrivendomi un commento con le vostre impressioni, con il vostro feedback, e vi pregherei di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sulle prossime novità. E ricordate che se volete allenarvi con me potete farlo andando sul mio sito robertodellicari.com, dove potete prenotare tranquillamente una sessione con me. Io insegno in tutto il mondo in italiano ed in inglese online, quindi vi aspetto, ci vediamo nel prossimo video, a presto, ciao ciao da Roberto Del Carri.